Buona vista a tutti ragazzi e no, aspettate, ma io sono il freak dei video su Dragon Ball Xenoverse, non di Yo-Kai Watch. Aspettate un attimo, risolvo tutto. Eccomi qua, ok, perfetto, dovrebbe andar meglio. Buona vista a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Yo-Kai Watch 2. Bene ragazzi, come vi avevo anche annunciato sia durante i live che durante i video di Yo-Kai Watch, iniziamo adesso una nuova rubrica su questo gioco che non è di gameplay, bensì, come avrete potuto leggere anche dal titolo e dall'anteprima, iniziamo con delle personalissime top and flop su Yo-Kai, sugli Yo-Kai. In queste top and flop andrò ad analizzare delle categorie di Yo-Kai e andremo a stilare insieme delle classifiche sui migliori o sui peggiori. Insieme ragazzi, però personalissime, come ho detto anche prima, perché ovviamente queste classifiche sono soggettive. Quindi io mi aspetto che voi qua sotto nei commenti andiate a scrivermi ogni volta la vostra personalissima, anche in questo caso, classifica. Oggi inizieremo con una top 5 perché la categoria che ho scelto non comprende tantissimi yokai, mentre quando saranno di più o saranno ad esempio i miei yokai preferiti su tutti quanti in generale, andremo a fare anche delle top 10. La categoria che ho scelto per oggi e che spero vi piaccia davvero tantissimo come piace anche a me, è la categoria dei Nian, gli yokai con la forma gatto, come ad esempio il protagonista tra gli yokai, ovvero Jibanyan. Sì, proprio come lui. Gli yokai Nian mi piacciono davvero tutti, o quasi, perché sono molto teneri, sono molto carini e anche il personaggio principale, che conosciamo meglio rispetto a tutti quanti gli altri, mi piace davvero un sacco. E siete curiosi anche voi di scoprire dove l'avrò piazzato? Ma così già vi ho spoilerato che tra i primi 5 c'è Jibanyan. Niente, non le so fare queste classifiche. Ovviamente ragazzi vi invito a lasciare un bel pollicione in su per supportare questa serie che avrà cadenza settimanale. Se raggiungiamo 300 like, wow, 300 like sono davvero tanti, la prossima settimana vedrete quindi un'altra classifica, un'altra top o una flop sugli yokai. Di tutti gli yokai che andremo a vedere oggi, o quasi tutti, ho fatto la guida per la cattura, per andare a catturarli. Ovviamente vi lascio qua sopra nelle schede il link per andare direttamente a guardarla, così se ancora non siete riusciti a catturarli potete seguirla per riuscirci. Stilare questa classifica non è stato affatto facile, ma un po' come tutte quante, solo che questi sono tutti quanti yokai molto teneri e molto belli e si accomunano tantissimo, quindi decidere è stato veramente veramente difficile. Ma in quinta posizione troviamo il rappresentante di una sottocategoria dei Nian, ovvero i Fruit Nian. Quindi vi sto facendo una top nella top, dicendovi qual è il mio Fruit Nian preferito, inserendolo in questa classifica. Sto parlando di Kiwi Nian. Kiwi Nian è un Fruit Nian che mi ha colpito davvero tantissimo sin da quando l'ho visto la prima volta, e potete vedere la mia reazione proprio nella guida in cui li abbiamo incontrati tutti. Secondo me è stato reso davvero benissimo, prendendo come partenza il kiwi, che è un frutto che adoro e ovviamente anche questo uno dei motivi per cui l'ho inserito in questa classifica. Il suo colore, il fatto che la sua faccia sia una sezione, praticamente come se prendete un kiwi e lo tagliate e vedete in mezzo che cosa c'è, è davvero una cosa che mi ha fatto impazzire tantissimo. Ero molto combattuto perché oltre al kiwi mi piace molto anche l'arancio o il melone, e sono stati resi pure loro molto bene, però una particolarità che mi è piaciuta davvero tantissimo è il fatto che se voi toccate un kiwi, ragazzi, lo sentite un po' pelosino, ed è una cosa un po' strana e caratteristica del kiwi. E a vedere Kiwi Nian mi dà proprio la stessa sensazione, quindi davvero fantastico, è perfetto. Ma direi di passare alla quarta posizione. Abbiamo parlato abbastanza di Kiwi Nian e andiamo a parlare di un altro yokai Nian che sicuramente conoscerete tutti, non ha bisogno né di presentazioni né di guide per andare a catturarlo, perché sto parlando di Jibanyan. Ragazzi, sto parlando proprio del protagonista di Yo-Kai Watch, che proprio per questo motivo e proprio per il fatto che secondo me tutti gli altri Nian derivano da lui, sono delle versioni alternative di Jibanyan, almeno a mio avviso. Fatemi sapere qua sotto se la pensate come me. E dato che appunto è uno dei protagonisti della serie, è molto ben caratterizzato, sappiamo anche tutta la sua storia, sappiamo tutto quello che c'è dietro, il fatto che era un gatto, il fatto che ha salvato la sua padroncina, il fatto che inizialmente la odiavamo la sua padroncina, ma poi abbiamo imparato, abbiamo capito che lei non c'entrava nulla e che invece erano i cattivi. Insomma, non vi spoilerò niente, andatevi a rivedere la serie in caso di Yo-Kai Watch 2. Quindi noi sappiamo davvero tantissimo di questo yokai, e oltre a saperne tantissimo siamo riusciti anche a giocare nei suoi panni, e questa è una cosa davvero fighissima. L'ho trovata davvero grandiosa e lui è davvero bellissimo. Impossibile non amare la sua forma, i suoi colori, i suoi occhi, guardatelo che bello, furia zampettante, anche se in realtà questo cuscino non ha nemmeno le zampe, come mi avete detto anche nel video in cui ve l'ho fatto vedere per la prima volta. Ovviamente rispetto a tutti gli altri
altri Nian e rispetto a tutti quanti gli altri yokai in generale, il fatto che sia caratterizzato lo avvantaggia, anche perché mi piace un sacco il suo ostinarsi a allenarsi per i suoi obiettivi, è proprio testardo. Ci abbiamo anche litigato più volte con Gibanian perché è molto particolare. E sì, so che si dice Gibanian, però nei primi episodi sbagliavo il nome e dicevo Gibanian, perché non seguivo il cartone animato di Yokai Watch, quindi non so la pronuncia corretta, anche se poi mi avete corretto voi e ho imparato a dirlo bene. Ma direi che abbiamo parlato abbastanza di Gibanian, quindi passiamo alla terza posizione, il podio ragazzi, medaglia di bronzo. Sono molto curioso di sapere voi dove posizionerete Gibanian, perché sono sicuro che lo metterete tra i primi 5, ma adesso passiamo appunto ai tre più belli, a mio avviso ovviamente, tra tutti i Nian. In terza posizione ragazzi troviamo uno yokai Nian che ancora non sono riuscito a catturare, però non dovrebbe essere molto difficile, mi avete scritto in tantissimi e quindi so che piace anche a voi, che si può ottenere tramite una moneta speciale, una moneta dove c'è una luna. Questo perché, sì, sto parlando di Dracunian. Ragazzi, Dracunian, un gatto che è Dracula, il conte Dracula, il vampiro. Guardate che bello ragazzi, questo yokai mi fa morire, è bellissimo. È Nian, un gatto tenero, però allo stesso tempo un vampiro. E quindi ha quei dentini, anche quel colletto e il mantello. No, davvero, è fighissimo ragazzi, è bellissimo. Non vedo l'ora di averlo, proprio per poterlo utilizzare anche io. Uno sicuramente dei miei preferiti. L'idea secondo me è proprio geniale, di prendere un gatto e farlo diventare un vampiro, è stupendo, non c'è niente da dire, è bellissimo. Peccato che però non abbiamo nessun'altra informazione su di lui. Avrei voluto conoscere meglio questi Nian, avrei voluto conoscere magari una loro storia, il motivo per cui sono in questo modo, però vabbè, ci facciamo bastare solamente il design e la bellezza esteriore di cui sto parlando quest'oggi. In seconda posizione infatti un altro yokai di cui volevo saperne di più, perché sicuramente avrà tantissime storie da raccontare, perché sto parlando di Wonder Nian. Ragazzi, questo Nian che in questo caso a me sembra davvero tantissimo un pirata con quella bandana e la spada. L'avete associato tantissimo anche a Shogunian, proprio perché utilizza la spada e non utilizza le zampe per lottare, però non è la versione dei poveri di Shogunian, perché è molto diverso e mi piace pure davvero tantissimo. Chissà dove sarà stato, avrà fatto tantissimi viaggi, avrà visitato luoghi sconosciuti a noi e poi è venuto da noi e siamo riusciti a catturarlo. Anche per lui vi lascio qua no, è sempre dall'altro lato, quando indico qualche punto è sempre dall'altro lato, la guida per riuscire a catturarlo anche voi. Sì, è tutto molto bello, molto interessante, però siamo arrivati al punto più importante, ovvero il primissimo, lo yokai numero uno, secondo me, per bellezza tra gli yokai Nian. Forse già avrete capito di chi sto parlando, perché ce n'è uno che secondo me è davvero pazzesco. È anche impossibile da trovare nel gioco, ragazzi, quindi ha anche questo fascino dell'impossibilità di prenderlo e di averlo. Si può avere in effetti con dei trucchi, però non si può avere giocandolo normalmente, perché sto parlando, ragazzi, non di un gatto, ma di una tigre, perché parlo di Machonian. Ragazzi, che bello! Io proprio quando lo vedo dico che bello, e non solo è bello, è anche forte, anche se non ho considerato per tutta quanta questa classifica la potenza, quindi le statistiche, le abilità, eccetera, dei vari yokai. Devo ammettere che il fatto che sia forte è una cosa che, parlandone, devo per forza dirlo. È davvero molto forte e ve lo consiglio, se riuscite ad averlo, per metterlo in squadra. Credo che sia anche di un rango non S e nemmeno A, quindi non vorrei sbagliarmi, però potete utilizzarlo senza impiegare gli slot limitati appunto dei ranghi S o ranghi A. Infatti è un must, si trova davvero ovunque quando voi volete avere degli yokai, soprattutto gli audaci che fanno unione tutti quanti insieme, aumentano l'attacco e lui è un attaccante pazzesco. In questo caso invece di affiancare a Nian un elemento che possa cambiare appunto questo gatto, qui ci ritroviamo ad avere invece appunto dell'elemento fondamentale del gatto una sua versione molto più potente e molto più aggressiva, ovvero la tigre. E in più ragazzi, il fatto che abbia la faccia da tigre, poi il resto molto piccolino, quasi un gatto, mi fa venire in mente, non so, l'uomo tigre, però non come uomo con la maschera da tigre, ma gatto tigre. Sì, il gatto con la maschera da tigre.
È figa come cosa. Quindi non solo è bello, non solo è forte, ma ha anche un concept leggermente diverso da tutti quanti gli altri e mi fa davvero impazzire, è veramente bellissimo. Ecco quindi ragazzi la mia personalissima top 5 degli yokai Nian. Sicuramente voi mi starete per chiedere: ma Frank, non hai inserito Shogunian? Dici sempre che è uno dei tuoi yokai preferiti, come hai fatto a dimenticartene? No ragazzi, non me ne sono dimenticato, perché lo inserirò in altre classifiche ovviamente. Quindi aspettatevi tante altre top, ad esempio dei leggendari, oppure degli yokai in generale più belli, oppure dei boss finali, oppure di qualsiasi altro tipo. Ma per fare ciò ragazzi, come vi ho detto inizio video, lasciate un bel pollice in su e scrivete qua sotto la vostra personalissima top 5, in questo caso dei Nian. Sono curiosissimo di scoprire le vostre combinazioni di classifica e metterò i cuoricini a quelle più improbabili, quelle più pazzesche. Quindi vi ricordo 300 like e prossima settimana nuovo video. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina e seguirmi su tutti quanti i social che trovate qua sotto in descrizione per non perdervi proprio nessun feed di nessun video. Beh, direi che per oggi è tutto, quindi un saluto a tutti quanti, alla prossima ragazzi, ciao belli!